Che cos'è un tortino? Praticamente un'evoluzione fatta al forno di una semplice frittata. Certo però più buona, a mio avviso, e soprattutto più scenografica. Un vero piatto forte che diventa una cena o un pranzo abbinando semplicemente un'insalata e un buon pane croccante, possibilmente fatto in casa. Sapete quando mi piace farlo? Per esempio quando nel forno già cuoce un arrosto. Basta mettere lo stampo sotto la teglia e il tortino cuoce praticamente da solo. Il giorno dopo avrete la cena già pronta. Vi basterà scaldarlo. Quanto agli ingredienti, sono molto flessibili. Beh, l'importante è avere delle uova, perché sono quelle che tengono insieme il tutto. Io aggiungo sempre nei miei tortini delle patate. Non ho mai trovato qualcuno a cui non piacessero. Sono molto economiche e di solito le ho sempre in casa. Il terzo ingrediente, invece, è un'altra verdura. Potete mettere dei porri, come farò io oggi, ma anche della zucca, dei funghi, delle carote, persino dell'insalata rossa. Quello che è avanzato nel vostro frigorifero e che è di vostro gradimento andrà sicuramente bene. Incominciamo preparando le patate. Vanno sbucciate e poi tagliate a piccoli pezzi in modo che cuociano velocemente. Anche tagliare la verdura nel modo corretto serve a fare economia. Pensate alle patate, ad esempio, tagliate piccole in padella cuociono in 15 minuti, ma se le tagliate più grandi invece avete bisogno addirittura di 45-50 minuti al forno o quasi un'ora nella padella. Uno spreco di energia, dipende ovviamente dalla ricetta che volete eseguire. Del porro la parte verde non buttatela, mettetela nel vostro barattolo del minestrone. Che cos'è? Ve lo spiego nella prossima puntata. Del porro invece scartate semplicemente la prima foglia esterna, poi incidetelo così per il lungo e lavatelo. Io taglio di solito i porri obliqui, semplicemente perché sono più belli da vedere, e li lascio compatti. Poi li sistemo in una padella con un po' di olio e un paio di cucchiai d'acqua, un po' di sale e se volete anche del peperoncino. Li lasceremo stufare per circa 15 minuti, insieme alle patate tagliate piccole. Aggiungiamo un po' di olio d'oliva, così, un po' di sale e poi un goccio di acqua. A questo punto non ci resta che chiudere con un coperchio e preparare invece la carta per foderare lo stampo del tortino. Mentre le verdure cuociono, iniziate a sbattere le uova con un pizzico di peperoncino. Il tocco piccante è quello che fa la differenza, ma se non vi piace potete non metterlo. Magari vi piace aggiungere invece un po' di pepe nero. L'importante è sempre mettere il sale. A casa mia questi tortini sono anche un modo per riciclare quelle verdure magari che preparo per un contorno al forno. Resta sempre qualche peperone o qualche carciofo, qualche zucchina, in base alla stagione.
Beh, tutte insieme con una base di patate e un po' di uovo possono diventare un fantastico tortino per il giorno dopo. Quando le verdure sono quasi cotte, quindi ancora abbastanza al dente, sono pronte. Ricordatevi che il tortino termina la sua cottura nel forno, quindi non è necessario che le verdure siano cotte a puntino, anzi devono rimanere piuttosto al dente. A questo punto versate un po' di uovo nello stampo foderato, così. Poi coprite con le verdure, in questo modo. Versate ancora uovo, più o meno metà. Terminate la verdura e infine ultimate coprendo con l'uovo. A questo punto, volendo, potreste anche decidere di aggiungere un po' di formaggio oppure un po' di pepe. I tortini, come le frittate, sono molto versatili. Si possono fare praticamente con quello che avete in casa o più semplicemente con quello che vi va. Ancora un po' di sale e adesso in forno per circa 20-25 minuti a 190 gradi. La prima parte potreste decidere di fargliela fare coperta in modo da non seccarlo troppo. A metà cottura invece togliete la carta forno e l'alluminio in modo che il tortino si dori un po'. Eccolo qui, pronto per andare in forno. Un'altra cosa bella dei tortini è che cuociono praticamente da soli. Adesso sono trascorsi 25 minuti e lui è pronto. Ci basterà andarlo a prendere e portarlo in tavola. Eccolo qua, lo sentite il profumo? Potete decidere di mangiarlo subito, caldo, oppure metterlo via. Domani vi basterà metterlo sopra un termosifone per riscaldarlo in inverno, oppure anche nel forno semplicemente a 100 gradi solo per 10 minuti. È buono anche a temperatura ambiente, quindi se non avete il forno acceso, non accendetelo apposta, tiratelo fuori magari qualche ora prima e lasciate che si riscaldi naturalmente.